Tecnica, tecnologia e sviluppo continuo da decenni modellano il mondo dell'auto e spesso si sente parlare di sicurezza e prestazioni quasi come se fossero due entità separate, eppure non è così. Ed alcune soluzioni come Sensify sviluppata da Brembo riescono ad unire questi due aspetti cruciali per il nostro piacere di guida. Siamo in compagnia di Mattia per scoprire proprio questa grande tecnologia sviluppata direttamente da Brembo. Ciao Mattia. Ciao, buongiorno. Vedo qua dietro di noi una rappresentazione, un manichino di quello che poi sarà effettivamente la soluzione che verrà installata successivamente su strada. Di che cosa si parla quando parliamo di Sensify? Sensify è un sistema pionieristico di frenata intelligente, fortemente basato sul software e sull'intelligenza artificiale. Fondamentalmente circa più di 10 anni fa abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto e ad oggi siamo pronti per andare in serie con un prodotto e delle soluzioni che si basano fortemente sul software e sul trattamento dei dati. E quali sono le principali componenti di questo sistema? Li possiamo vedere direttamente in questa maquette. Abbiamo il componente principale che è il software, che è un po' la colonna vertebrale del sistema. Abbiamo attuatori elettroidraulici, che possiamo vedere all'anteriore di questa vettura, le centraline e pinze elettromeccaniche, che in questo caso sono al posteriore. Possiamo combinare queste soluzioni in diverso modo, ottenendo diverse configurazioni di Sensify, che sono più o meno adatte a diverse tipologie di vetture e di segmenti di veicoli. Mi raccontavi poco fa che c'è l'intelligenza artificiale a giocare un ruolo fondamentale nello sviluppo e nell'utilizzo di questo sistema. Puoi raccontarci qualcosa in più? Certo. Introducendo Sensify, il sistema frenante non è più la somma di tanti componenti, ma diventa quello che noi chiamiamo un ecosistema funzionale, integrato e digitale, in cui il software e l'intelligenza artificiale giocano un ruolo fondamentale. È particolarmente attivo. In effetti, con la gestione dei big data e gli algoritmi, riusciamo a fornire al cliente un'esperienza di guida ottimale. Quali sono invece le principali componenti che appunto fanno parte di Sensify e anche qual è poi la logica rivoluzionale dietro questo sistema? Diciamo che il primo step da tenersi in mente pensando a Sensify è che è un sistema distribuito. Rispetto ai sistemi attuali che troviamo sul mercato, che sono centralizzati e in cui vengono poi comandate a distanza le pinze, ma tramite circuiti idraulici, Sensify introduce il concetto completamente di un sistema by wire, in cui abbiamo attuatori elettroidraulici piuttosto che pinze elettromeccaniche che vengono comandate da un segnale che arriva dal pedale completamente by wire. Questo concetto di sistema indipendente spinge e dà la possibilità di avere funzionalità sempre aggiuntive e sempre di più nell'ottica del migliorare l'esperienza di guida del cliente finale senza mai dimenticare le prestazioni. Quindi dimmi che è possibile andare a lavorare sul freno con le varie modalità di guida, perché una di quelle cose che non si può fare attualmente è lavorare su tutta la parte elettronica, no? Cioè ovviamente si può lavorare sul sterzo, cambio, eccetera, eccetera, non si può però lavorare sulla frenata oppure su varie funzioni legate proprio all'impianto frenante. Invece con questo si può fare? Assolutamente. Certo. Sensify dà la possibilità di allargare tutti i margini che ci sono su un sistema frenante. E quindi avendo un sistema distribuito dà la possibilità anche di avere risposte più o meno aggressive in base alla tipologia richiesta dal cliente. Immagino che questo possa voler dire anche lavorare magari sull'interazione tra la frenata rigenerativa e quella meccanica, giusto? Assolutamente. È uno degli ulteriori vantaggi che Sensify porta. In quanto esiste una curva di ripartizione della frenata fra assale anteriore e assale posteriore che con un sistema tradizionale centralizzato che va a operare dando la stessa pressione costantemente a tutti i corner, con Sensify possiamo superare questo limite e quindi andare a correre lungo la condizione di ripartizione perfetta fra anteriore e posteriore, corner destro e sinistro, consentendo quindi alla rigenerazione di innestarsi in un modo più solido. Ovviamente i sistemi attuali sono in grado di modulare in alcuni momenti, ma non lo possono fare lungo tutta la situazione di frenata perché sono basate su una tecnologia che è quella delle elettrovalvole che non consente loro di muoversi in questa direzione. Tra l'altro, correggimi se sbaglio, ma questo utilizzo prevede anche un minor uso di fluidi, oli, quindi comunque c'è anche un aspetto ambientale importante da considerare e un minor impatto, no? Esattamente.
Sensify dà la possibilità di diventare quello come noi diciamo fluidless, quindi cancellare completamente la presenza del fluido, oppure in determinate situazioni in cui sono richieste su determinati segmenti di mercato determinate prestazioni, riduciamo in maniera importante la presenza del fluido, limitandola al corner. Questo non è l'unico vantaggio a livello di sostenibilità che Sensify offre. In effetti, ottimizzando la frenata, siamo anche in grado di andare a ridurre quelle che sono le emissioni di particolato che vengono generate dalle pastiglie e dai dischi. E non ultimo, c'è un tema molto importante di riduzione della coppia residua. Quindi fondamentalmente, conoscendo esattamente la posizione delle pastiglie in base alla posizione del motore elettrico, siamo quindi in grado anche di ridurre drasticamente questa disefficienza che ad oggi esiste in tutti i sistemi frenanti. Parlando di efficienza, questo sistema è più pensato per un utilizzo su ibride elettriche o su qualsiasi tipo di alimentazione? È un'ottima domanda, perché il sistema Sensify nasce e si sposa perfettamente con quelle che sono le architetture del futuro, dove per architettura intendo il nuovo scheletro delle vetture. Il nuovo scheletro delle vetture, a nostro avviso, è l'architettura elettrica ed elettronica, dove diventerà fondamentale avere un central domain, un central computer, e affiancato dei piccoli smart actuator. Ecco, Sensify si sposa completamente con questa nuova filosofia di vettura, che sia elettrica, che sia ibrida, che sia internal combustion engine, non fa differenza. Ovviamente tutte le nuove vetture, le nuove architetture sono sviluppate su piattaforme elettriche, quindi ci stiamo confrontando prevalentemente su questa tipologia di vetture, ma non è un limite, anzi è una potenzialità che Sensify offre. Sensify è una tecnologia che potrebbe quindi rivoluzionare l'impianto frenante per come l'abbiamo conosciuto fino a qui, unendo una componente che sarà sempre più presente, ossia l'elettrificazione, con le necessità di sicurezza e divertimento, portando ad un nuovo livello l'efficacia già raggiunta dai sistemi ABS più moderni. Noi ci vediamo al prossimo video e continuate a seguirci qui su YouTube e su tutti i nostri profili.